Eccolo qua. Facciamo come le iene, io parto sempre così perché li stimo molto, ma chi sei? Sono Luca Frusone, un deputato portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa. E che ci facciamo qua? Dove siamo? In questo momento non siamo in aula, i tuoi colleghi sono in aula e stanno votando, più o meno a quest'ora dovrebbe essere, e invece tu dove sei? Beh, io oggi non posso partecipare ai lavori d'aula perché sono stato sospeso. Sono stato sospeso, Cattivo bambino. eh sì, sono stato sospeso insieme ad altri miei colleghi, non sono l'unico, a partire da oggi per diversi giorni, perché qualche tempo fa abbiamo pensato, si trattava di un argomento piuttosto particolare e siccome ci siamo trovati di fronte ad un comportamento al di fuori del regolamento da parte sia del Presidente della Camera sia anche dal Presidente di Commissione in Vogliamo affari ricordare esteri. l'evento, l'evento. Certo, noi si parlava di TAP, questo enorme gasdotto che dovrà partire dall'Azerbaigian e arrivare fino in Puglia. Di cui il paese, tra l'altro, non sa quasi nulla. Non sa assolutamente nulla se non le popolazioni direttamente interessate. Ma al di là della critica che noi critichiamo pesantemente questo progetto del TAP, c'è anche un problema di regolamento alla base di tutto. Io mi ricordo che in quel momento eravamo sotto bilancio, in poche parole, cioè nel senso che stavamo per approvare la Perché finanziaria, questa è una come cosa si che è chiamava una successa a volta. dicembre, ti viene rimproverato un Esatto, atteggiamento tenuto a dicembre. è una cosa che è successa a dicembre. Da regolamento, quando si parla di legge di stabilità, in aula non potrebbero esserci altri atti, non potrebbero essere ratificati degli accordi internazionali, per esempio. E questo noi quel giorno lo facemmo più volte presente, però non si sa come si mise la fiducia sulla ratifica di questo accordo internazionale e si proseguì tranquillamente senza dar retta al regolamento, a che a quel punto noi abbiamo visto che questo accordo, questa ratifica doveva andare avanti a tutti i costi perché ci sono molti interessi economici dietro e soprattutto si deve fare alla svelta prima che i cittadini capiscano che cosa sta accadendo e si formino dei movimenti come può essere ad esempio i No TAP, i No F35, o No MUOS, anche se in realtà non hanno fatto in tempo perché c'è un movimento No TAP. E quindi per bloccare il tutto ci siamo semplicemente seduti una volta sui banchi, non sui banchi, sulle sedie del governo e un'altra volta semplicemente per terra nello spazio che porta al banco della presidenza per dare la fiducia o meno durante le votazioni Insomma, di fiducia. alla fine è opposizione. Io ricordo la famosa scarpa battuta da Khrushchev alle Nazioni Unite, no? Cioè, bam, bam, bam. Cioè, se uno fa opposizione, in qualche maniera si deve pur far vedere e sentire, no? Dice, non, e invece questa cosa non fu accettata e siete stati a questo punto, dopo mesi però. Esatto, dopo mesi perché insomma si sono presi un po' il loro tempo e infatti noi sinceramente non accettiamo la punizione perché noi siamo andati contro il regolamento, ma allo stesso tempo non accettiamo minimamente il comportamento che ha avuto questa maggioranza, che ha avuto il Presidente della Camera, perché noi abbiamo dovuto fare quella manifestazione di dissenso proprio perché loro stessi erano i primi a non rispettare il regolamento. Quindi noi normalmente quando facciamo queste azioni non è perché siamo scemi o perché ci Aggressivi, piace fascisti, aggressivi, sfascisti, tutte perché queste ci cose. piace il caos, assolutamente. Noi a un certo punto vediamo che con il regolamento non riusciamo a far rispettare proprio il regolamento. E è successo anche con la ghigliottina, quando la Boldrini decise di intervenire al di fuori del regolamento, cassando, tagliando tutti i nostri interventi per arrivare subito alla votazione, cosa che non era prevista dal regolamento. E noi in quel caso abbiamo detto, beh, se a questo punto il Presidente, che dovrebbe essere il garante del regolamento alla Camera, assolutamente non lo Anche perché a quel rispetta. punto dice a chi ti rivolgi? Cioè, Esatto, qual è non c'è. l'autorità a cui puoi far notare questo problema? Esatto, non c'è. Addirittura noi alcune volte diciamo che il regolamento della Camera si trova al di sopra persino della Costituzione, perché mentre la Costituzione prevede un diritto di difesa, prevede la possibilità di, una volta che un giudice ti condanna, di andare ad esempio in appello e arrivare fino in Certo. Cassazione,
Il regolamento lo scrive e lo decide il Presidente della Camera, quindi lo interpreta come vuole e non abbiamo assolutamente la possibilità di denunciare quando lo stesso Presidente viola il regolamento. E quindi l'unica cosa che possiamo fare sono azioni del genere, che sono sempre azioni pacifiche. Ci siamo seduti per terra con le gambe incrociate, non è che abbiamo lanciato chissà cosa, ci siamo ispirati ai movimenti di protesta non violenti, quindi ci siamo semplicemente seduti lì, non è che abbiamo fatto chissà cosa, proprio perché in quel momento era il regolamento ad essere infangato dallo stesso presidente, dalla presidente della Camera. Quindi per questo oggi non Quanti sono in giorni sei aula. stato sospeso? Sono stato sospeso 4 giorni per essermi seduto sui banchi nei banchi del governo e altri 15 giorni per la questione Per quando ci si. aver ostacolato il Esatto. voto. Detto così è brutto, non è che stavamo bloccando le persone, eravamo semplicemente seduti per terra. Poi ci hanno fatto alzare, non abbiamo posto resistenza, Io ricordo che Grillo, una delle cose che diceva prima delle elezioni che poi vi hanno portato ad entrare nel palazzo, era apriremo il palazzo come una scatola di sardine e cercheremo di far sapere a tutti. Questo in inglese si potrebbe dire aim, no? Cioè questa voglia, idea che io posso, questo augurio che mi posso fare, in realtà non sta avvenendo. Cioè, voi riuscite difficilmente a far sapere davvero quello che accade là dentro. Sì, questo naturalmente avviene perché abbiamo un silenzio incredibile da parte della stampa quando si trattano certi argomenti. Noi veramente vediamo un comportamento da parte dei media tradizionali nei nostri confronti disarmante, come questa storia del TAP. Non ne ha parlato nessuno. Noi alcune volte facciamo queste azioni anche per dare un risalto mediatico a delle battaglie che altrimenti non uscirebbero mai. La questione di IMU Banca Italia, di 7 miliardi e mezzo regalati alle banche, è uscita solamente perché c'è stata un'azione forte da parte nostra. Ma altrimenti non sarebbe uscito. Quindi la scatoletta l'abbiamo aperta. Il problema adesso è far capire alla gente se dentro c'era tonno o c'erano sardine. Ma in questo ci dovrebbe aiutare una stampa libera e non questo tipo di stampa che invece è sempre più asservita alle Beh, logiche di potere. questo ci porta al futuro della professione giornalistica. Questo, apriremo tutto un altro bel Esatto, capitolo, apriremo no? una Cioè, parentesi a quelli che enorme. dicono tengo famiglia, io lavoro per quell'editore mi dice Esatto, fai questo, e insomma. noi possiamo però un attimo avere più spazio per parlare a tu per tu, grazie ad esempio a Sì, spazi come cioè questo. noi piccoli indipendenti, ma ti Esatto, garantisco che poi dopo si rischia veramente di far la fame, insomma, lo so, lo per so. quello. Purtroppo, ma è qualcosa che sta, grazie a internet, grazie allo spazio dalla rete, è qualcosa che inizia a cambiare. Poi, come tutte le cose. Non è facile scardinare un sistema che si è creato, si è stratificato e solidificato negli anni. Poco alla volta però si riuscirà ad avere anche qui un'informazione più libera. Grazie a dei precursori anche come te. Se sopravviviamo. Un'ultima battuta, poi ti lasciamo, poi intanto faremo un'altra intervista ad hoc. Questa sospensione arriva, stavamo dicendo, proprio nel momento in cui tu stai presentando insieme ad altri tuoi colleghi il resoconto sui sistemi di armi italiani, sul sistema della difesa. Ne parleremo in un'intervista a parte, però insomma mi sembra abbastanza una coincidenza strana. Dai, poi dice sei un dietrologo, ma insomma, nel momento in cui tu avresti bisogno di poter stare in aula e poter presentare bene questa cosa, vieni buttato fuori. Beh sì, effettivamente questa l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma è il lavoro che ci ha occupato di più in commissione. Adesso ci ritroviamo in un certo senso con una commissione un po' azzoppata perché oltre a me c'è anche un altro membro della commissione che verrà sospeso e quindi ci ritroviamo in una situazione un po' particolare dove quando dovremmo parlare, insomma, arrivano dopo 6 mesi di tempo. Circa 4-5 mesi di tempo arriva questa sospensione, insomma, Guarda un po', insomma. poteva arrivare anche un po' prima. Va bene, ti salutiamo, ci vediamo la prossima volta, grazie. Arrivederci.